Buonasera cari amici di Video S, siamo ad Atri, piazza principale della città, un pubblico incredibile ci sta aspettando perché stiamo per iniziare la selezione della Bella d'Italia, tantissime ragazze che si mettono in gioco, una più bella dell'altra. Chi sarà la vincitrice? Non ve lo possiamo svelare, ci dovrete seguire in questo mitico viaggio nella moda e nella bellezza, contornato anche da una serie di balletti delle scuole di danza di Atri. Non vi posso svelare di più, dovete rimanere incollati lì, proprio lì dove siete adesso. Io vi aspetto insieme alle belle d'Italia. Anche quest'anno l'Atri Cup ospita una tappa della Bella d'Italia. Quest'anno 30° anno, quindi abbiamo cercato di fare non solo sport ma anche cultura e turismo, quindi questa settimana tutte le sere ci sono degli eventi. È cominciato con Sgarbi, stasera c'è la Bella d'Italia, domani Zelig e sabato Notte Bianca dello Sport. Emma, siamo tornati ad Atri dopo il grandissimo successo dello scorso anno. Cosa hai preparato per questa sera? Questa sera ci sono ben 16 spettacolari ragazze che sfileranno in passerella. Ci siamo uniti a questa meravigliosa piazza. È una grandissima giuria, un grandissimo pubblico. Come sempre la Bella d'Italia vi offrirà uno spettacolo bellissimo. Voi sapete che noi svolgiamo in tutto l'Abruzzo una serie di selezioni e le più belle d'Abruzzo poi andranno a fare la finale nazionale quest'anno a Scalea e si contenderanno il titolo nazionale con le altre ragazze della nostra Italia. Quindi ai nostri giudici, attenzione, penna alla mano, perché sto per presentarvi le nostre concorrenti. Running back. And all I know we hot just need a. All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. All I know is you just need a friend. All I know is that just need a friend. All I know is you just need a friend. All I know is we just need a friend. All I know is you just need a friend. The
glielo facciamo sì o no un bel applauso? Si sono messe in gioco per questa prima uscita e fra poco le rivedremo in bikini personale per la seconda ed ultima votazione. Compito difficilissimo questa sera per il presidente di giuria, quali saranno i criteri di valutazione? Le ragazze sono tutte belle, speriamo insomma che vinga la migliore e in bocca al lupo. Ci sono preferenze? No. E chiudiamo così la votazione per quanto concerne la Bella d'Italia, facciamo un applauso di in bocca al lupo a tutte loro. E fra poco scopriremo chi sarà la Bella d'Italia selezione Atri. Emma sta ritirando le schede e procederà velocemente ai conteggi della nostra giuria. Quando sono in casa,
questa spiaggia bianca di scogliera, prepari il tuo vestito per la sera, ti trucchi per andare in discoteca, gli amici già ti aspettano entusiasti, che tu sia diventata una stellina che canta bene e balla sempre meglio. Siamo al momento della premiazione, quindi abbiamo qui i risultati. Tra queste ragazze ci sono le diverse fasciate di questa sera e c'è la Bella d'Italia selezione Atri. Ragazza Gold di questa sera, sesto posto, anzi ragazze Gold perché c'è un pari merito, vedo, quindi entrambe conquistano la fascia. Ragazze Gold sono Bianca Colecchia e Giulia Gentile. Ma io la piazza non la sento, però è triste questa premiazione senza il vostro applauso. Ragazze, passerella per voi, sesto posto, Giulia e Bianca, ragazze Gold. E la ragazza, o meglio, le ragazze prima pagina. Quinto posto di questa sera per Serena Di Iorio e Eugenia Piscella. Eccole qui le nostre ragazze prima pagina. Quinto posto per loro, fascia in comune in questo caso. Ferme per la foto ricordo con Antonietta, che è il vostro portafortuna. E passerella per Serena ed Eugenia, con un applauso magari. Quinto posto, ragazze, prima pagina. C'è quindi due ragazze a questa pone e sono coloro che conquistano il quarto posto, appena sotto il gradino del podio, Eleonora Di Battista e Francesca Lippolis. Eccole qui le nostre ragazze a questa pone, l'omaggio a entrambe e la fascia da condividere in questo caso. La reggiamo insieme, facciamo la foto ricordo anche con Cinzia che vi ha premiato. Guardate la telecamera, mi raccomando. Aspetta, aspetta, facciamo vedere giustamente la fascia, altrimenti... Ecco qua. Davanti alle telecamere di Ivan, video S e di Jimmy, il nostro fotografo, e passerella per Francesca ed Eleonora, quarto posto, ragazze, a questa pone. E grazie a Cinzia. Ragazza, Avis, questa sera, terzo posto per Giorgia Valentinetti. Bacio, bacio, e questa volta la fascia la possiamo indossare, visto che non c'è alcun pari merito, questo al contrario. Ok, aspetta un attimino che ti aiuto. È al contrario, vabbè. Sì, la mettiamo proprio al contrario, scusami. Da qua. Voilà. Aspetti, aspetti, facciamo la foto ricordo. Ecco, c'è Ivan che si sbraccia. Foto ricordo, terzo posto, ragazza Avis e passerella per Giorgia Valentinetti. Grazie, perché siamo ancora sul podio, ma non sul gradino più alto, ma il posto d'onore. E la ragazza beauty air di questa sera è Vittoriana Cacciatore. Complimenti a Vittoriana, conquista il secondo posto e la fascia beauty air. Aspetta, aspetta che ti aiuto, da qui, al contrario, Guarda. Foto ricordo con video S, la ragazza Bella d'Italia di questa sera, selezione Atri, con i premi offerti da Levante e dall'associazione 20 tra noi.
vogliamo un applauso fortissimo per Rebecca Esposito! E accolta dalla nota canzone We Are The Champion, la campionessa assoluta di questa sera, selezione Atri. Facciamo la foto ricordo con Ivan e i complimenti a Rebecca da parte dello staff, il nostro presidente Antonietta ed Emma, e soprattutto l'applauso del nostro pubblico. Passerella per la Bella d'Italia, selezione Atri. Rimettiamo prima la fascia, bene, eccola qui, Rebecca Esposito. Accede di diritto alla finale regionale in quanto Bella d'Italia. Cari amici di VideoS.tv, siamo qui con le vincitrici di questa sera, selezione Atri, una giornata caldissima, le nostre ragazze una più bella dell'altra, non è stato facile ed infatti abbiamo diversi pari merito. Chi? Ve le presentiamo subito, iniziando alla mia destra da Bianca e Giulia, seste classificate e fascia conquistata insieme ragazze Gold. Cara Bianca, un gradito ritorno qui alla Bella d'Italia? Sì, dopo un po' di anni sono tornata. Vuol dire che ti sei trovata bene con noi, che ti sei venuta a divertire di nuovo? Sì, sì, certo, una grande famiglia. E quindi questa fascia sarà il preludio alle tue prossime partecipazioni? Sì, certo. Bene, complimenti alla nostra Bianca. A Giulia non so più cosa chiederle perché comunque, ahimè, conquista fasce su fasce, se non il solito sorriso, la solita grinta e la solita fascia. No, a dire la verità è la prima volta che arrivo sesta e davvero sono emozionata lo stesso, sono felice. Certo, però arrivi sempre, sì. Eccola qua, è giusto che sia. E da loro passiamo al quinto pari merito, Serena e Eugenia. Allora, cosa si prova in passerella quando poi si sente il proprio nome che viene premiato? Beh, l'emozione è tantissima, anche se io diciamo oggi mi sono rimessa in gioco perché nella precedente tappa ho vinto il primo posto e è sempre una grandissima emozione. Bene, così si fa, così le sfide, raccoglie le sfide. E per te invece tu giochi in casa oggi, giusto? Perché sei di Atri, è stato bello condividere con i tuoi compaesani questa emozione? Sì, ed è stato anche molto più emozionante rispetto insomma alle altre tappe, perché qui comunque conosco tutti, quindi l'emozione è sicuramente più forte. E abbiamo visto, avevi il tifo. Bene, noi passiamo invece al quarto posto, un altro pari merito con una new entry questa sera, ovvero con Eleonora. E come ti sei trovata con noi, come ti sei trovata sulla nostra passerella? Agitata. Molto agitata, ma bene. Bene, ovviamente tornerai. Certo. E punteremo a quale posto? Primo. Il primo, così ci piacciono, belle, sorridenti e agguerrite. E prima fascia anche per la nostra Francesca, giusto? Giusto. È la prima volta che vinci una fascia con noi, quindi quale emozione hai provato? È la seconda volta e è stata una grande emozione, mi sono divertita, poi tante amicizie nuove, veramente bello. Bene, bene, io ci ho fatto una chiacchierata alla scorsa edizione, mi ha detto io torno perché ce la devo fare ed è stato così. Brava, in bocca al lupo per le prossime anche a te cara e voilà, saliamo sul podio e lo facciamo con Giorgia. Giorgia, per te è la prima volta? Allora, sì, per me è la prima volta proprio che sfilo e non credevo nemmeno di arrivare al terzo posto, quindi per me è una soddisfazione grandissima. Bene, quindi ti ritroveremo ovviamente alle prossime. Ma certo che sì. Grazie a te, in bocca al lupo cara, e saliamo ancora più su sul podio perché abbiamo il secondo posto con Vittoriana, con questi occhioni belli anche un po' emozionati. Eh sì, perché non mi aspettavo di arrivare seconda e ho fatto molti concorsi con Emma e sinceramente oggi è stato veramente molto emozionante, non mi aspettavo proprio di arrivare seconda. Grande posto d'onore, adesso combatteremo anche per il primo.
Sì, certamente. Benissimo, grazie a te cara Vittoriana e voilà, siamo alla vincitrice assoluta di questa sera, la bella d'Italia, Rebecca Esposito. Allora Rebecca, raccontaci cosa si prova a essere la prima, la più votata, la più bella. Beh, veramente non me l'aspettavo dato che è la seconda sfilata che faccio. All'inizio, quando ho sentito la terza, ho detto non mi chiameranno mai, però sentendo il mio nome veramente ho provato una grande emozione. E stai tremando tuttora? Sì, sì. È vero? Sì, sì. Bene, quindi non avevi mai conquistato effettivamente questo primo posto? No, no. Benissimo, allora ti porterà fortuna, Atri, vedrai, ti porterà sicuramente fortuna e in bocca al lupo a te anche per la finale regionale. Un bacione grandissimo e soprattutto dopo il podio chi c'è? Voilà, c'è la nostra Emma Carfagnini. Avete visto amici? È anche infortunata, ma Emma non si ferma. Perché non si ferma? Perché è un vulcano, perché è il nostro tormento, perché è colei che riesce a portare anche con un braccio infortunato la bella d'Italia in tutto l'Abruzzo. Cara Emma, bella esperienza anche questa sera, grande piazza gremita, un po' poco partecipante però comunque attenta. Sì, una bella piazza, tante belle ragazze in passerella e soprattutto tanto supporto da parte dei genitori. Sono soddisfatta anche questa sera del nostro lavoro. Bene, noi vi lasciamo perché nel frattempo che lo spettacolo prosegue andiamo a berci qualcosa di fresco, ma voi rimanete incollati lì perché le telecamere di Video S ovviamente trasmettono bellezza. Da Fiorenza Quadaro un bacio a tutti voi.